E un buongiorno a tutti qui da Andrea, contato Marcuccio 94 Andrea, dopo aver superato il livello dei pirati che bevono le birre pornografiche perché ai tempi si chiamano It's. Comunque, allora, oggi faremo il primo livello degli anni 30, l'anno dei mafiosi. Vabbè, comunque, come abbiamo avuto 99 carote, poi abbiamo potuto comprare la carota qua. Vabbè. Il colpaccio di Buck Capone, una specie di Don Corleone però formato videogioco. Viviamo da qui. Ok, capo. È più lungo il cappello che il cattivo. Vabbè. Comunque questo livello è piuttosto corto. Quindi, comunque, iniziamo. Difficile, ma che difficile! Mamma mia, magari io sbaglio di quanto sono scemo. Ecco. Ecco, lo sapevo, ho sbagliato, lo sapevo. Sono un coglione, lo so, ditemelo. Ah, questo è facile. Ma vaffanculo, già sono due volte che sbaglio. Ma va. Ma non rompere con io. Almeno una volta. Almeno una voglia voglio. Una volta voglio indovinare. Oh cane che rompe le palle. Allora, uno, due, tre, poi non lo so, è difficile qua, sarà questo. Ma vaffanculo, va. E sono quattro carote d'oro. Qua c'è una specie di boss. Prendi quel comiglio, Maxi. Maxi. Minchia, sennò te faccio uccidere. Comunque non salite subito, le bombe vi servono per aprire qua. Già un orologio. Cioè, no. Perché non prende soldi? Perché prende, non prende soldi? Tira una bomba, coglione. Si sarà fatto male. Cazzo di... Non è una sveglia che racconta barzellette. Comunque... Che palle. Ah, non ci arriva, ma vaffanculo. Cioè, mi tocca perdere tempo. La volta me lo doveva pigliare. Ed è scomparso, ma magia, magia. Comunque, qua è molto difficile, da tenere conto che ci sono questi qua che rompono le palle. Però no. Comunque non sono mai stati belli come i fioristi qua. Ma comunque dovete calciare tutti i fiori per sicurezza, perché ci sono le carote d'oro che giustamente crescono nelle piante, nei vasi finti. Comunque serve anche per difendervi dai proiettili, se non l'avete capito. E quando finiscono questi proiettili, mica che ci hai messo i codici, ma un'altra carota, vai. Che palle sto livello.
Perfetto. Nella prima parte già è finita, l'abbiamo finita in 5 minuti, ma che velocità. Comunque è facile come livello. In banca, perché prima dove eravamo? Comunque, come sconfiggere a questi? Facile. Appena finisce di sparare, comunque, dovete, se vi capita la bomba, a me posizionarla dietro e fargli trovare questa specie di campanello. Perfetto. Infatti da piccolo mi domandavo sempre come si faceva. Ora ne so troppo di sto gioco. Ma che ci fanno le carote nelle scatole? Per alcuni ero importante le carote. Ah, affanculo, si è accorto di me. Vai, che subito, subito! E va, affanculo. Perfetto, un'altra carota d'oro. Poi non si può entrare, boh, è come Resident Evil 4, boh. Qua dobbiamo prendere la chiave. Cioè, che ci fanno le carote dentro una cassaforte? Qua ci dobbiamo arrangiare. Questa è una parte pallosa del gioco. Vai, subito, subito. Vai. No, non lo prende. Ah, vai. Perfetto. E voi. Ci manca l'altro. Musica anche da mafioso da aggiungere, ma tutto combinato. Checkpoint. Allora, questo lo mettiamo qua. C'è posta per te, anche se non sono Maria De Filippi, ma non te peggio. Comunque, e ci fa un orologio in banca. Ai, 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 ai. Non sanno distinguere le cose preziose da quelle che non servono a niente. Allora, ah, vero, mi sono scordato. Portiamo questo pacco all'altro nostro amico. Non mi ricordo dov'è. Ah, eccolo. C'è una bomba più grande della persona, non l'ho capito. Ah? No, ho sbagliato. Qualcuno. Dobbiamo ritornare indietro, che palle.